oggi io e la Giada siamo andate a fare un giretto al centro commerciale di Arese, dove io ero già stata, ma lei non c'era mai stata, quindi ce l'ho portata. E abbiamo fatto un po' di shopping compulsivo, almeno io soprattutto. E l'ho portata a vedere Primark perché non l'aveva mai visto, anche se... ma sì. Un po' delusina. Cioè... più o meno è la stessa impressione che ho avuto io quando l'ho visto a Londra, insomma, me l'aspettavo un po' diverso, e effettivamente anche lei si aspettava un po' diverso. Mm-hmm. Comunque qualcosa abbiamo comprato lo stesso. Io ho preso proprio una cavolatina. Anch'io. Ah già, è vero, sì, ho preso. Sì. Via, una cosa per lei e una cosa per qualcun altro. Ho preso questa collanina qua. Collanina. Collanina. Perché la cercavo proprio così e sono molto contenta di averla trovata così. Proprio come la volevo io, e l'ho pagata 8 euro e basta. Ho preso solo questo oggi da Primark, bottino magro. Io ho preso invece per me questa candelina di quelle da 1 euro al profumo di qualcosa, profumo di tra bianco e lino. Lino e relino, penso di sì. Beh, sa di detersivo, sa di ammorbidente, tipo, è buona comunque. È vero, sì, sì. Ammorbidente. E per un mio collega che mi aveva chiesto la cortesia di prendermi un altro paio di queste scarpe qua, ho preso queste, sono normalissime, nere, 4 euro. Faccio vedere cosa ho preso io da Pull & Bear. È sempre molto carino come negozio, mi piace molto. Sì. E ho preso questi due toppini molto anni 90, ci piace. Questo qui fatto così, questi toppini molto corti che metterò con i jeans a vita alta, insomma, credo. Questo qui che è bordeaux con le righe sempre bianche bordeaux. E un altro invece che è così, con sempre questi qua collati così, con le righe bianche e nere. E tutti e due li ho pagati 7,99. C'è il vento, vola tu. Volano le borse. Non c'è mai il vento qua, cazzarola, oggi deve essere il vento. Siamo passate anche da NYX, perché scusate se sentite i miagoli, è la Licia. Ci sono un po' di gatti, cani, vento, quindi insomma oggi c'è un po' di tutto. E sono passata da NYX perché volevo vedere queste famose NYX lingerie o lingerie, insomma, mettetela come volete, solo che ovviamente tutti i colori più belli se gli erano già portati. E allora niente, mi sono presa praticamente un paio di matitine per le labbra perché volevo di colori un po' sul marroncino perché non ce li avevo, e le ho pagate tutte e due, ma scusate i cambi di luce repentini qua, tutte e due costavano 7,70. Sono due colori marroncini, una di queste qua automatiche e si chiama numero 8 Sand Beige, mentre invece quella normale, che praticamente era abbinata alle NYX lingerie, è la 11 Urban Café. Passeremo a Taiga, dove ha comprato un po' più di così nella Giada. Queste imperdibili patatine. Niente di particolare, però avevo voglia di prendermi uno snack ed è l'unica opzione vegana possibile. E comunque le patatine vanno sempre bene. E questi cerottini con la scatoletta di latta e hanno la fantasia, diciamo, a tatuaggio. Erano carini quelli perché, vabbè, io essendo piena, ho finito quelli dell'IKEA con le volpine, allora ci volevano quelli con tatuaggio. E quanto costavano quelli lì? Ah, allora, le patatine 2 euro e i cerotti 3 euro. Ah sì? Sì, però. E invece io da Tiger praticamente ho preso solo... qua adesso non riusciamo più a muoverci. Abbiamo una Alice in mezzo alle mani. Io invece da Tiger ho preso queste lucine che ho pagato 5 euro se non mi sbaglio, e sono tutte così, tutte colorate, che userò per fare il video. Passiamo poi alla super mega busta di H&M, perché volete, ci manca solo che io non passo da H&M, ci mancherebbe altro. E allora, tra l'altro tutta roba monocromatica, molto estiva, tra l'altro. Colori molto estivi, ho preso nero. Tutto nero, vabbè, ma erano cose che comunque bene o male mi servivano. Adesso vabbè, so che è detta così, fa un po' ridere perché ho un sacco di vestiti, però erano cose che mi ero prefissata che volevo. Mi spiace anche per tutti i cani che abbaiano. Cani, gatti. Questo video è uno zoo. Sofferto e pieno di animali.
Volevo un vestitino barra tutina, insomma, sempre nero, perché poi lo voglio mettere su qualcosa di colorato sopra. Ho preso questa tutina fatta così, con questo merletto qua su questa greca. E appunto, come vedete, ha il pantaloncino e l'ho pagata a 14,99. Poi ho preso questo coprispalle, kimono, insomma, chiamatelo come volete, tutto nero anche lui, perché mi serviva una... Vive un parolone, però volevo una specie di kimono sul nero. E costava, invece di 14,99, costava 10 euro. Ed è così semplice, nero. Poi, andiamo avanti con il nero. Questi pantaloni semplicissimi, di quelli molto svolazzanti, che si stringono un po' in fondo, che mi servivano anche questi, perché i miei che avevo dell'anno scorso non so che fine abbiano fatto, evidentemente si saranno rotti, li ho buttati, non lo so. Anche questi 14,99. E poi l'ultima cosa di abbigliamento, ho preso questa magliettina corta con questo bellissimo disegno sul davanti, mi piaceva un casino, e questa 9,99. Allora, beh, sì, poi ci sono le cose della casa, perché lì ad Arese c'è la sezione cam e home, che è piccola ma caratteristica. È piccola, però è caratteristica. Quindi nella parte della casa ho preso questo caninissimo porta tette palla, insomma, di questo colore oro rosa, veramente molto molto carino. Ho intenzione di metterci praticamente le mie Yankee, che adesso sono dentro un altro vassoietto che non mi piace più, quindi le inizio per le mie Yankee. E questo qui costava 12,99. L'ultima cosa che ho preso da KM Home è questo. Strano, ho preso un cuscino. Questo copri cuscino fatto così. E non potevo lasciarlo lì perché con i gatti. Non potevo lasciarlo lì. E questo l'ho pagato 9,99. Mi ha fatto un passaggio di gatto. Passaggio di gatto e peli ovunque, una maglietta bianca adesso. Allora, io da KM Home ho preso due cose. Questo straccio della cucina, che non so se userò da straccio della cucina perché è troppo bello. Penso che, eccolo qua, le svolazza, lo userò da tipo da tovagliettina per il tavolo della cucina. C'è scritto Eat Green, Think Green. E di cotone l'ho pagato 3,99. Questo anch'io, cuscini. Ho un po' smesso, nel senso, non sono più come prima. Cuscino compulsivo. Ho messo i miei problemi. Questa federa per cuscino, vediamo se si vede giusto. Sì, più o meno sì. Copriamo noi così si vede la federa. Con scritto Great Things Will Come. E il paesaggio montano mi piaceva un sacco. Pagata 7,99. Quella 40x40. Invece, in H&M normale, ho preso una cosa più che altro per un esperimento sociologico, ossia questi elastici per capelli, perché siamo tutte e due curiose di sapere se, se veramente strappano i capelli o no, perché a me mi sembra tanto strano. Non lo so, anche a me sembra tipo delle trappole cinesi, però a quanto pare non li strappano, ed essendo comunque di gomma, anche se ci vuoi fare la doccia o in piscino, che non dovrebbero intupparsi come gli altri. Erano vicino alle casse, costano 2,99, sono 5, in questi colori molto estivi. Yes. E poi il dramma della mia giornata. Perché dovete sapere, una delle magliette più sofferte, che avendo deciso di stare ancora più di prima sullo zero spreco, soprattutto su cose che posso evitare di comprare, io non sono una maniaca dei vestiti, però ci penso 5 miliardi di volte. Questa la stavo lasciando lì perché della misura più grande, che pensavo fosse la mia, ossia la M, mi faceva un difetto strano. Invece l'ho presa, della S, ed è quella con le maniche, praticamente sarebbe canotta col pezzo di manica e vi fa il buco sulla spalla, è fighissima, anche perché si vedono i tatuaggi. E dietro è più lunga, leggermente più lunga, cioè davanti più corta. E l'ho pagata 17,99, perché giustamente le cose che mi piacciono sono quelle che costano di più. Di solito le maglie sono sempre sui 12, 15. Sì, no, ma se piace a me costa di più. Mi sembra giusto. Comunque Primark non mi piace. Qua lo dico e qua lo confermo. Ci fanno tanto cinema intorno, forse hai delle aspettative
un po' alte. Non è brutto, ma diciamo che a livello di vestiario più o meno le stesse cose di H&M, solo a meno a poco prezzo. E a livello di stupidatine, secondo me magari c'è un po' di scelta da fare, però sono giusti. Allora, noi e i peli della Licia e la Licia, non so se la vedete, facciamo male vedere la Licia. Ciao Licia! Vi salutiamo. Voi direte, ma chi di chi è sto gatto? È di mia suocera, non è uno che bazzica qui in giro, il mio no. C'è sempre, lei, il babbeo c'è sempre. È in casa perché ha il terrore di uscire, lui non esce, quindi qua abbiamo la compagnia della Licia e dei suoi peli. siamo coperte. Va bene, allora noi e la Licia e i peli della Licia vi salutiamo.